Progetto numero 116 è un'interrogazione del consigliere Nevi rivolta all'assessore Cecchini, chiarimenti della giunta regionale in merito al presunto abbandono del progetto di bonifica dell'ex discarica di Papigno. Prego, consigliere Nevi. Grazie Presidente, ma l'interrogazione la ritengo molto importante perché sarebbe ora di chiarire gli intendimenti della Giunta regionale in merito al presunto abbandono del progetto di bonifica della ex discarica di Papigno. Come l'assessore sa bene, 10 anni fa venne elaborato dall'ARPA, dal CNR e dall'Università della Tuscia un progetto ribattezzato Remida di bonifica valido anche per la ex discarica di Papigno mediante la tecnica della fitodepurazione. Questo metodo di intervento è contraddistinto da costi ridotti, dal basso impatto ambientale, oltre che dalla possibilità di fornire biomassa per molteplici destinazioni d'uso. A partire dal 2015, in coincidenza col cambio della direzione generale di ARPA, tutte le iniziative su questo progetto sembrano essere state dimenticate dallo stesso ente che, per quanto riguarda la bonifica di Papigno, appare assente nella sua opera anche di consulenza tecnica al Comune di Terni, come è stato evidenziato da numerose lettere di sollecito inviate dal Comune stesso all'ARPA. Quindi nell'interrogazione si chiede se la denuncia che è stata fatta in particolare dall'Associazione Amici della Terra è fondata e se ciò fosse quali sono stati i motivi che hanno portato l'ARPA a fare questo tipo di scelta e a bloccare di fatto il processo di bonifica del SIN di Papigno. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Cecchini. Sì, buongiorno. Ma come ha ricordato adesso il consigliere Nevi, le attività di bonifica delle matrici ambientali interessate alla contaminazione dell'area dello stabilimento ThyssenKrupp e delle zone limitrofe sono in capo al Ministero della Tutela del Territorio e del Mare, sulla base di specifica perimetrazione condivisa con gli enti locali interessati e predisposte in conformità con quello che dice la legge. Le procedure di bonifica disposte dall'articolo 242 del decreto legislativo numero 152 sono pertanto attribuite al Ministero dell'Ambiente che si avvale di ISPRA e delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate. In ragione di quanto detto, il Ministero provvede alla convocazione della conferenza dei servizi e alla conseguente approvazione dei documenti o progetti riguardanti l'avanzamento delle procedure, sentiti l'ARPA Umbria, la provincia di Terni ed il Comune di Terni, quali enti primari interessati al controllo ambientale del territorio in generale e quindi del sito di interesse nazionale in questione. Nel merito, nel aver sollecitato in più occasioni come Regione notizie circa gli interventi nell'ex discarica di Papigno, il Comune ha relazionato una sintesi di quanto avvenuto in questi anni e dandoci conto appunto dello stato dell'arte. Il Comune di Terni ha presentato al Ministero il progetto preliminare di bonifica dell'ex discarica di Papigno nel novembre 2010. Il progetto era stato redatto da ARPA Umbria, IRSA, CNR, DIPAF e Università della Tuscia. Prevedeva, ai fini della bonifica e della riqualificazione dell'area, tre tipi di intervento: fitocapping per il controllo idrologico della discarica, fitorimedio per il trattamento dei terreni contaminati, termovalorizzazione delle biomasse prodotte. Nel verbale della conferenza dei servizi 2010, in relazione al progetto presentato, veniva richiesto di aggiornare il progetto di bonifica tenendo in considerazione le richieste di ISPRA. Per tale motivo il Comune, con il supporto di ARPA, presentava un piano integrativo di indagine al fine della definizione del terreno contaminato da trattare con le tecnologie del fitorimedio.
Tale piano prevedeva un campionamento, ovvero prelevare i campioni di terreno ubicati sempre a maggiore distanza dai punti contaminati, una sorta di work in progress, individuati con i piani di caratterizzazione eseguiti nel 2004 e nel 2006, al fine di determinare l'estensione della contaminazione e la quantità di terreno da trattare con la tecnologia verde. È importante sottolineare che nel piano di indagine integrativa veniva specificato che il campionamento avrebbe interessato il terreno, pertanto ARPA forniva una dettagliata descrizione differenziando il terreno antropizzato dai rifiuti prodotti dagli stabilimenti di Papigno nel periodo di produzione. Il Comune, all'inizio della prima fase della campagna di indagine, ha convocato una riunione con gli enti coinvolti in tale attività, ARPA e Provincia, in modo da definire la procedura di campionamento, e in tale occasione veniva stabilito di non campionare materiale ascrivibile a rifiuto nel caso fosse stato intercettato. Nella fase esecutiva delle indagini integrative sono emerse le seguenti criticità. Le coordinate geografiche che indicavano l'ubicazione dei punti contaminati sono risultate non esatte. Pertanto l'esecuzione degli ulteriori campionamenti intorno agli hotspot, quindi ai punti contaminati, previsti dal piano di indagini integrativi, risultava non significativa per la determinazione della estensione dell'area contaminata. Punto 2. La maggior parte delle perforazioni effettuate ha riguardato materiale ascrivibile a rifiuto, pertanto non oggetto di campionamento. Per queste motivazioni il Comune di Terni, nel confrontandosi con il Ministero dell'Ambiente, ha chiesto di superare, diciamo, di non continuare con le indicazioni della prima conferenza di servizi, ma di superare appunto tale procedimento. Alla nota del Comune di Terni il Ministero ha risposto inoltrando due pareri. Il primo di ARPA Umbra, che sinteticamente, diciamo, condividendo la posizione del Comune di Terni, si metteva a disposizione appunto per un'evoluzione progettuale, il parere di ISPRA che invece, non tenendo conto delle richieste del Comune di Terni, indicava di proseguire con il progetto, con l'iter avviato. Va da sé che il Comune ha chiesto in più occasioni quindi di poter capire in che modo portare avanti l'evoluzione progettuale. E nel 2016 c'è stato di nuovo un incontro. La cosa che può dire la Regione dell'Umbria è che più volte abbiamo sollecitato un'azione risolutiva sulla questione e che la stessa materia è stata introdotta tra quelle da trattare con il Ministero dell'Ambiente all'interno degli incontri che facciamo, ne abbiamo fatti due, ce ne sarà uno nei prossimi giorni, relativi a tutte le questioni che riguardano l'area ambientale complessa di Terni, all'interno della quale appunto abbiamo inserito anche questo argomento per capire insieme ad ARPA, ISPRA, con il coordinamento del Ministero, come proseguire in una situazione e in una questione che sicuramente non è né facile né diciamo semplice da risolvere. Grazie Assessore, siamo andati un po' lunghi con i tempi. Consigliere, prego per la replica. È complicato. Voglio ringraziare l'Assessore per la puntuale risposta, che magari se mi fornisce anche l'appunto che leggeva, forse riesco a capire anche meglio alcuni dettagli. Però diciamo che abbiamo capito che la nostra interrogazione non è assolutamente infondata, perché di fatto è tutto bloccato. Ecco, io penso che ha detto bene l'assessore, questa è una di quelle materie che va inserita nel tema dell'area ambientale complessa che stiamo affrontando nel tavolo che lei insieme all'assessore Barberini avete istituito e che spero possa, diciamo, andare avanti in maniera veloce, anche se purtroppo le elezioni politiche non aiuteranno e ci sarà una interruzione a causa, speriamo, del cambio anche di governo. Però ecco, la cosa fondamentale è che io penso la Regione deve intervenire pesantemente, perché altrimenti tra l'ARPA e il Comune che fanno a scaricabarile, l'ISPRA che se ne infischia oppure che ha le sue idee, qui
chi ne fa le spese, come al solito, sono i cittadini ternani che continuano in barba le promesse fatte anche dall'azienda, l'acciaieria, il parco a tema, tutte, continuano ad avere problemi ambientali che conosciamo bene e che sono stati tra l'altro anche in quell'area oggetto di inchieste della magistratura. Quindi per ora mi reputo soddisfatto della risposta puntuale dell'assessore, ma auspico, ecco, che la Regione intervenga più pesantemente e in prima persona per cercare di trovare una soluzione definitiva e finalmente vedere avviata la bonifica di un sito molto contaminato e che preoccupa non poco per le condizioni ambientali in cui versa. Grazie. Grazie, passiamo all'oggetto successivo, è un'interrogazione dei consiglieri Liberati e Carbonari per l'assessore Bartolini. Presunta sussistenza di conflitti di interesse di un dirigente della Giunta regionale in relazione ad una società operante nel campo della riqualificazione energetica degli edifici. Informazioni e intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliera Carbonari. Grazie, Presidente. Dunque, con questa interrogazione noi vorremmo acquisire delle informazioni dalla Giunta su un bando e una metodologia che è alquanto discutibile. Ovvero c'è stato un progetto Marì, che è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale del 2013 veniva appunto approvato un bando di selezione per interventi per la realizzazione di un catalogo di buone pratiche sul miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. E in quell'occasione si dava mandato al dirigente del servizio qualità e ambiente di assumere ogni ulteriore iniziativa necessaria alla realizzazione di questo catalogo. Si scriveva appunto nella deliberazione che verrà istituita una commissione di valutazione che analizzerà i vari progetti pervenuti. Nell'ottobre 2013 viene nominata questa commissione di valutazione e si scrive nella deliberazione che si ritiene opportuno individuare come presidente della stessa commissione di valutazione il dirigente del servizio qualità dell'ambiente, gestione rifiuti e attività estrattive. E quindi viene nominato come presidente questo dirigente e altri membri della commissione. Nel giugno 2014 vengono presentati questo progetto e viene approvata una graduatoria in cui si scriveva che sono pervenute alla Regione 22 progetti complessivi, di cui 10 appartenenti alla categoria A, che riguardava gli edifici esistenti, e 12 appartenenti alla categoria B, sugli edifici nuovi. C'è una griglia quindi di valutazione. Quello che risulta anomalo, con tutti i punteggi chiaramente, quello che risulta quantomeno anomalo è che dei 22 progetti pervenuti risulterebbero vincitori nella categoria A e nella categoria B risulta vincitore una società. Questa società, guardando la visura camerale, risulta avere tra i suoi soci fondatori la moglie del dirigente presidente della commissione. Quindi indicata poi anche come stessa persona, quindi moglie, ripeto, del dirigente, indicata come progettista nel catalogo di buone pratiche sul miglioramento dell'efficienza energetica appunto di questi edifici. Questa società, e quindi i soci, diciamo, della società, la società stessa sembra aver avuto anche altri affidamenti da parte del Comune di Umbertide proprio a seguito della ricezione di finanziamenti che sono stati sempre mandati dalla Regione al Comune di Umbertide, appunto relativi a progetti di quell'area. E tenuto conto però che esiste una normativa europea, nazionale e anche regionale, che mi risulta, ho appreso da poco, che viene firmata da ogni dipendente all'atto dell'assunzione. E in questo regolamento si prevede che qualora esista una situazione irregolare, una situazione di potenziale conflitto di interesse, in primo luogo si deve informare per iscritto la Giunta della potenziale situazione di conflitto di interesse e in secondo luogo ci si deve astenere. Allora, la nostra domanda è, numero uno, vogliamo sapere se la Giunta è stata informata di questa potenziale situazione di conflitto di interesse. Numero due, qualora dovessero da un approfondimento risultare che esistono dei comportamenti non conformi né al regolamento interno né alla normativa nazionale
europea se la Giunta intende prendere dei provvedimenti in merito. Grazie. Grazie, prego Assessore Bartolini. Allora, rispondo subito brevemente, poi mi affiderò a una breve nota. La Giunta, o per meglio dire la Presidente della Giunta regionale, è stata messa a conoscenza di questa questione, ha, adesso le dirò con i tempi, attivato il responsabile della corruzione, il responsabile della corruzione ha fatto un'indagine interna, ha trasmesso tutti gli atti alla direzione, che non è la Giunta l'organo competente, ma la direzione regionale dell'organizzazione competente. La direzione sta istruendo in questi giorni la pratica, nei prossimi giorni verrà chiesto una integrazione a responsabile anticorruzione, dopodiché decorreranno 30 giorni per decidere se avviare o meno, se ci sono i presupposti o meno, per il procedimento disciplinare. In particolare, la Presidente della Giunta regionale, con nota protocollo 02-49840 del 24 novembre 2017, ha inoltrato al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza una nota sottoscritta da un cittadino inviata alla Regione in data 13 novembre 2017, con la quale si riportavano grosso modo le notizie che lei ha riferito con questa interrogazione. Il responsabile anticorruzione ha svolto una prima ricognizione e si è attivato il 4 di dicembre, quindi 10 giorni dopo aver ricevuto la nota e la comunicazione della Presidente della Giunta regionale. Ha aperto formalmente un'istruttoria e da questa attività istruttoria ha condotto all'acquisizione da parte del responsabile di una memoria. Questa memoria è stata esaminata dal responsabile anticorruzione, in data 13 dicembre ha ricevuto da parte del dirigente regionale una memoria, in data 14 dicembre il responsabile ha trasmesso tutto alla direzione del personale. La direzione del personale mi ha detto che questa settimana chiederà, perché ci sono degli elementi non chiari, un'ulteriore, ripeto, integrazione. E comunque, fatta questa integrazione, decorreranno 30 giorni formali per decidere se avviare oppure no il procedimento disciplinare come previsto dal codice di comportamento che lei ha richiamato. Prego, consigliere, per la replica. Allora, grazie. Innanzitutto rilevo appunto che evidentemente non c'è stata la comunicazione preventiva così come chiedeva il regolamento per quello che voi avete detto, no? Allora, qui il sistema è il metodo. Il sistema è il metodo, perché il metodo non è solo in questo caso, ma nella nostra regione tra mogli, mariti e compagni che firmano e mogli, mariti e compagni dalle parti di là che prendono benefici dalla regione, è un sistema alquanto diffuso. Allora io chiedo e ho già chiesto al responsabile dell'anticorruzione, che ha una responsabilità in merito, di richiamare tutti i responsabili delle posizioni organizzative e i dirigenti che hanno comunque un ruolo, di fare una riunione e leggere bene questo articolo del regolamento, perché non si firma se non si legge, e qualora se lo fossero dimenticati, magari, qualora se lo fossero dimenticati, che ognuno di questi dirigenti si riassuma le responsabilità del fatto che qua dentro si stanno gestendo risorse pubbliche e il dirigente deve fare il proprio dovere al di là del politico che comanda, perché oggi ci siete voi, domani speriamo noi. E quindi però il dirigente non deve rispondere al politico e deve rispondere qualora assume dei comportamenti sbagliati. Grazie.